Nel Vangelo di oggi, secondo Luca, al capitolo undicesimo, dal versetto 5 e seguenti, leggiamo: «Ebbene, io vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto». I verbi che Gesù usa sono chiedere, cercare, bussare. Questa sequenza di verbi mi fa venire alla mente quando non c'era il navigatore e dovevamo trovare la casa di una persona in un'altra città. Si chiedeva a qualcuno la strada, la si cercava e poi, quando si arrivava a destinazione, si bussava alla porta. Il cammino della preghiera, di richiesta, è un po' questo: si chiede, si cerca e si bussa. Nascono in noi delle domande e chi è dentro apre, cioè Dio risponde alle nostre domande e soprattutto le esaudisce. Sant'Agostino risponde che Dio esaudisce sempre le nostre domande, tranne quando chiediamo nel male, nel peccato, quando chiediamo cose malvagie, cioè fuori della volontà di Dio, e quando le chiediamo in malo modo, senza fiducia. È necessario pregare molto. Non bisogna mostrare segni di stanchezza e di cedimento. La preghiera deve essere insistente. Il bambino, quando desidera fortemente qualcosa, si attacca al pantalone del babbo o alla gonna della mamma e non molla la presa sino a quando non ha ottenuto ciò che tanto desidera. Non ha paura d'essere inopportuno, ha fiducia che ciò che desidera gli sarà concesso. Così la preghiera costante, fiduciosa, insistente, fa emergere in noi ciò di cui abbiamo bisogno veramente. In questo modo possiamo capire che la preghiera non è semplicemente ottenere qualcosa, ma innanzitutto cercare di affermare qualcosa che è più grande delle nostre stesse richieste, e cioè che Dio ascolta e ci ama, e Lui è molto più di quanto noi chiediamo. A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.